Hai visto un grande cazzola oggi? Il cazzola che conoscevamo. Meno voi. No, il cazzola che conoscevamo, che per troppe volte fino adesso era stato in panchina, non trovava la posizione in campo. E oggi è stato cazzola. Dal ventesimo. Cazzola dall'anno scorso, cazzola che non molla. Cazzola e Sesto che hanno trascinato il resto del gruppo. Guarda, ti dico la verità, secondo me oggi, con tutte le difficoltà, con tutti i limiti che abbiamo avuto, perché insomma, penso sia palese, non è stata una vittoria semplice, anzi tutt'altro, però va dato merito a questo gruppo di ragazzi, perché era davvero difficile sotto 1-0 in casa. Dopo, insomma, sappiamo tutti che periodo stiamo attraversando, per riuscire con un nome in meno a ribaltare una partita così è stato veramente insomma, da sottolineare. Purtroppo sappiamo che stiamo vivendo un momento difficilissimo e non ci riesce praticamente quasi nulla, anche oggi si era messa in salita anche oggi la partita. Però ci tengo a dire che questa squadra è da metà luglio che ogni allenamento cerca di dare il massimo. È un gruppo di ragazzi sani che ci stanno mettendo veramente tutto per uscire da una situazione che nessuno si immaginava, insomma, potesse accadere qui. Però direi, ci siamo, ci troviamo in questa situazione, in questa palude, e dobbiamo essere consapevoli che ora l'obiettivo è di domenica in domenica, e quindi la vittoria di oggi ci dà veramente una boccata d'ossigeno. Ma è cambiato davvero qualcosa con l'avvicinamento in panchina, oppure il risultato di oggi è figlio soltanto della volontà messa in campo? Ma io credo che, insomma, mister Marcolini è arrivato con grande umiltà, ha cominciato a capire con che gruppo di ragazzi ha a che fare. Noi abbiamo dato la nostra massima disponibilità, come abbiamo sempre fatto, e certo che non basta una settimana per cercare di portare al 100% le proprie idee. Noi, ti ripeto, stiamo cercando di ripartire da zero, ma non si cancella tutto quello che abbiamo fatto in 4 mesi da una settimana all'altra. Però il mister ha una grande sensibilità, ha grande carisma, è uno di noi, e quindi dalla parte nostra, insomma, c'è la grande voglia di uscire tutti insieme veramente da questa situazione complicata. Come hai visto l'espulsione di Gonzales, che forse è stato l'episodio che paradossalmente ha fatto scattare la scintilla? Dal campo sinceramente ero di spalle, quindi non l'ho vista. Sicuramente è stata una mazzata che probabilmente, come dici tu, anziché buttarci giù, ci ha fatto tirar fuori ognuno di noi ancora qualcosa, che quello che serviva in più. Però ripeto, va premiata la squadra, perché era una reazione che in quel momento era difficile avere, e lo so che, insomma, per tutti gli addetti ai lavori, per voi, siamo una squadra che dovrebbe lottare per le prime posizioni, ma quando ti trovi lì è davvero dura. E io penso che, insomma, se qualcuno cercava la riprova che questa squadra ha cuore, ha grinta e ha voglia di tirarsi fuori, questa era la prestazione che, insomma, dovevamo tirare fuori, dovevamo cercare di dimostrare a tutti. Due episodi, il gol annullato, che è apparso invece un gol regolare, e invece il rigore, cioè, la lascia nella posizione di fuori gioco. Come devi fare degli episodi che si è appellato anche a Favarin, ma diciamo l'immagine. Il tuo primo gol, quello che ti ha annullato, è che fosse regolare. È stata una partita veramente tirata, poi c'era tanta tensione, ci sono stati tanti contrasti al limite del regolamento. Diciamo che ci è andata spesso male, e anche oggi probabilmente qualche episodio ci ha girato contro, però insomma la fortuna è girata anche dalla nostra parte, quindi siamo riusciti, probabilmente siamo stati anche premiati, perché quando uno ci mette il cuore e ci crede, a volte la fortuna viene dalla tua parte. Io non mi attacco mai alla fortuna, perché la fortuna la si crea in settimana, la si crea col cuore, con la voglia di ottenere questo tipo di prestazioni, e quindi, insomma, non mi attacco a episodi che sono stati muti veramente mezza giornata. Cazzola, oggi credo che di positivo ci sia stato anche il fatto che la squadra ha superato la paura, perché non era facile. Vai in vantaggio, poi vai in pareggio, vai in vantaggio, gli altri pareggiano. In passato l'Alessandria si sarebbe
attorcigliata su se stessa e il calo psicologico, la paura. Oggi credo che al di là del risultato sia anche un risultato mentale. Io ripeto, abbiamo vinto altre partite quest'anno, faccio l'esempio di Prato, e tutti avevamo la consapevolezza che fosse stata una vittoria solo sofferta, però senza intravedere qualcosa di più. Oggi oltre i tre punti è da elogiare soprattutto veramente la reazione e il cuore oltre l'ostacolo che hanno buttato tutti i miei compagni, ecco. Perché senza cuore non riusciamo a piacere poi da questa situazione. Io penso che queste situazioni, prima della tattica, prima della tecnica, prima delle qualità che ognuno di noi può avere, conta il cuore e la voglia. E oggi penso che questa squadra l'abbia dimostrato. I suoi compagni terreni, certo. Comunque lo schiaffone Gonzales vi è servito moltissimo, perché fino a quel momento secondi sulla palla, lenti, disordinati, eccetera. Il secondo tempo sembrava che fosse un'altra squadra, a parte i cambi. Come battuta l'ho già detto al mister. Io penso che insomma avere un Pablo Emero sia per noi veramente una mazzata incredibile. Probabilmente la squadra si è responsabilizzata, perché perdere un leader e un giocatore così importante per noi come Pablo sotto 1-0, penso che l'unica cosa che potessimo fare era cercare di dare veramente il 200%, e ci è andata bene, però dobbiamo cercare di evitare in questi momenti di farci del male da soli. Pablo lo sa, deve essere dispiaciuto, e insomma speriamo di recuperarlo il prima possibile, perché per me è veramente un giocatore fondamentale. Ricky, bello il gesto di portare i tuoi compagni sotto la curva. Ma io penso che purtroppo quest'anno, forse anche da quando sono arrivato l'anno scorso, non c'è un rapporto di grande calore tra la squadra e il pubblico, no? Anche l'anno scorso mi ricordo i primi 6 mesi, quando si vinceva sempre, non è mai stata scattata quella scintilla. E mi piacerebbe, insomma, che anche in questi momenti, so che veramente c'è grande delusione, ma capisco, però penso che anche oggi nella difficoltà abbiamo apprezzato insomma, quello che abbiamo cercato di dimostrare, e ripeto, ne approfitto per dire a tutti loro che questo è un gruppo sano, è un gruppo che cerca veramente di dare tutto. Purtroppo quest'anno molte volte non ci siamo riusciti, però cerca sempre di dare veramente il 100%.